È da giorni che voglio condividere questa notizia con voi. Non l'ho fatto prima, lo faccio ora. Guardate, Calabria, maxi operazione su gestione illecita impianti di depurazione. Di che si tratta? Qualche giorno fa i carabinieri e la procura di Catanzaro hanno scoperto questo. Prodotti da trattamento delle acque reflue o delle fosse settiche per l'esattezza, che dovevano essere trattati lì. Invece le immagini fanno impressione. Sono ben 34 i depuratori finiti nel mirino del nucleo ecologico dei carabinieri, in 40 comuni delle 5 province calabresi, praticamente sparsi in tutta la Repubblica. 2.000 tonnellate di Mentre gestiva rifiuti di un'organizzazione che reflui conosco bene con questi buttati in affari, mare. non si curava dell'ambiente. Ecco, ora sono stati arrestati, io l'ho detto da più tempo, arresto per chi inquina il mare e la regione si costituirà parte civile contro questi criminali, perché chi inquina il mare è un criminale, uccide il futuro e lo sviluppo della Calabria. Io sono andato sui depuratori personalmente, non dovrebbe andarci il presidente della regione. I depuratori appartengono ai comuni che devono darli in gestione a società che sappiano gestirli. Io sono andato personalmente, sono andato a Belvedere, sono andato a Nocera, sono andato a San Lucido e in moltissimi depuratori della Calabria. Ho diffidato, guardate che malocco, guardate, ho diffidato i comuni. Vi ricordate quando mi attaccavano? Ma la depurazione, i sindaci fanno finta di nulla. Non tutti, ma molti sindaci fanno finta di nulla. Non tutti, ci sono sindaci bravi, altri li abbiamo diffidati, abbiamo commissariato i depuratori, abbiamo persino scritto a questa società che ha degli imprenditori che oggi sono stati arrestati perché non hanno gestito il depuratore, hanno lucrato sul depuratore. Abbiamo scritto dicendo: guardate che il depuratore non è gestito bene. Abbiamo smaltito i fanghi che avrebbero dovuto smaltire loro, li abbiamo smaltiti in danno dei comuni e della società di gestione. Sono molto contento che i carabinieri, la procura di Catanzaro oggi abbia dimostrato che quello che noi dicevamo, quando dicevamo che i depuratori erano gestiti